Mi parli con quegli occhi, ti chiamo mami. Ho chiesto aiuto ma ora non ti do mani. Mi faccio il culo ma ne conto no mani. Ma stai sicuro che ci arrivo? Fece grezzo, fida merda che schippate, dovete... Vi devo ricordarvi tutti quanti che noi nelle reaction non è che diciamo soltanto la reazione. Se vi piace il gossip, buttiamo in mezzo delle cose della scena che altrimenti voi non potete conoscere. Guardatevi questo video fino alla fine. Perché ve lo stiamo dicendo? Perché YouTube non sta più mandando le feed del canale. Le invia nel momento in cui voi lasciate un like o un commento sotto il video, oppure vi guardate tutto il videoclip perché rende la clip interessante. O se volete supportare, non vi stiamo più chiedendo soldi né donazioni, perché fortunatamente riusciamo con le premium a mandare avanti il canale. Iniziamo subito e andiamo a vedere questo. Però già dalla copertina questo Deo. Questo Deo greco. No, è un Deo lui. Deo umidificatore. Si suga tutto. Deo umidificatore. Non avevo capito, scusami. Che la copertina mi ricorda è molto, molto pop, la mi sua ricordo, controparte mi ricorda tanto il suo amico Federico come infatti in Be Popular c'è cioè questo pop, la parola pop tipo pop ti ricordi pop pop? Sì, era veramente una merda, io mi piacevano i mini ciccioli, a me piacevano i pop pop perché ero un cacasotto, non volevo non lo accendevi le... una volta mi è esploso un flipper in mano. Che cazzo facevi, giocavi? No, non un flipper, neanche il delfino, il flipper c'erano proprio i delfino. C'hai dei grossi problemi. Sigla! Ragazzi, ma sono credo le minchiate che stai dicendo. Delle schippate. No, io vi stavo dicendo una un cosa. Un flipper, un cazzo di. Sì, tipo non me mini ne frega un cazzo. Ma ti potevo rimanere in 3D. La tua minchia. Ero in 3D poi. Ma parlo 3D. Sì, ma chi parlo 3D? Quello che avete scoppiato flipper in mano. Michael Snow che fa 86.000 visite. Non riesce a entrare nemmeno in tendenza. Ma neanche noi riusciamo a entrare in tendenza. Perché ci sono i figli di puttana che schippano. Attenzione. Poi ti spiego. Prodotto da Alvino. Alvino Superstar. Alvino. Alvino. Dov'è Alvino? Al baretto. Franco 186 Alvino. Andiamo subito a sentire Ice No, poi ti spiego produzione ti Alvino. Spiego. Alvino. Vediamo cosa combina. Non è magari è Albino. Non c'è il video. Ah sì che c'è il video. Macchinone Milano. 9 meno un quarto. Cosa farai con i quei tatuaggi quando avrai 90 anni? Mi piacerebbe. Mi piacciono queste punchline incredibili. Queste punchline incredibili. Incredibili. E lui risponde con l'autotune. Quanto costa il tuo outfit? Culi. Ego. C'è la Charlie Charles. Ehi, flick flop. Flick flop. Spada bang. Spada bang. Beppa schifo anche calcolo. Che schifo è sto? Vabbè, Interflora, se devi mimetizzarti nella giungla. Ma che piculetti! Ma è lei dove? Però è lei dentro il video, capito? Ah, quindi... che meraviglia! Però hai capito, era dentro il video, non è che l'ha distratta. Ah, sì. Quindi per dare ritardata a una persona bisogna avere il proprio video. Così non ti denuncia. Mica come noi. È una pace. Però è bello. Non mi esalta. No, ma è Charlie Charles. Charlie Charles davvero, ma non possibile, ride. Quanta strofa sono? Tre. Bru faccia perché fai cagare. Crash Band, questa lo succhia tipo trappola dei Ghostbusters. Minchia! Fratellino si come un mamma. E che contenta lei di essere ancora femminista? Succhiando cazzi e sculettando davanti a tutti. No, no, non c'aveva questa montata. Ha rotto il cazzo sta canzone, doveva fare una strofa. Ah, meno male che è finita. Mutandini. Si chiama senza materasso. Geniale, questa cosa è geniale. Non mi era mai successo. Me l'ha data chi è uno. Oddio, che palle. Ma quindi cos'è? Disso tutti, disso Lilli Meraviglia, però poi ce l'hai nel video, facile così. Quando di Sataia momenti mi arrivava l'ennesima denuncia. Lei te l'ha data Lilli, sì, nel tira, caso. Satira, mai. Satira. Tipo il tuo naso. Quando parlo di questo vuol dire sempre satira, purtroppo. Se io dicevo Lilli Meraviglia che era una merda, ma la invitavo nel mio video, stava in fissa. Se gli avevo detto senza dirgli niente, si è incazzata. L'ipocrisia, il bipopulismo, il bipolarismo, non mi vengono aneurismi anche volendo. Spero che mi venisse. No vabbè, il pezzo. Io ho sperato che mi venisse. Il pezzo, punchline. Che mi venisse un aneurisma proprio. La terza strofa secondo me era in più. Ma mi sa che non erano tre strofe, dai, sì, erano due. Percepite erano tre.
Sì, per Cinevista erano 8. Questo, vabbè, freestyleone da... me la sto comandando io. Sempre io il migliore. Vabbè, quello che fa la metà della la scena. Trap. La cosa bella è che hai comunque tenuto dei crismi della trap con un minimo di qualità. Però io credo che alla fine la gente si sia rotta un po' il cazzo. Di tutto. Vabbè, questo è partito. Allora, secondo me, per essere quello che doveva essere sto pezzo, che era una cosa clabbona, sì, è un po'... Ma, ok, è un po' troppo lento. Però te la balli strusciandoti, sì, secondo me. Con le mignottelle che c'erano. Nei prossimi vidi, perché sanno più di uno, puoi mettere meno culi e più piedi, sai che a me piacciono queste cose. Vorrei fare una critica, sì, poi adesso mi romperete il cazzo tutti quanti. Vai. Lui è sempre stato molto pop come cultura, quindi ha sempre fatto riferimento alla cultura pop degli youtuber, perché sappiamo bene che Mike è una persona molto attenta al marketing, soprattutto su YouTube. La forzatura di ogni volta fare riferimento alla cultura pop dopo la quinta canzone che sento in questa maniera mi ha un po' rotto il cazzo. Ma adesso sta prendetela facendo... con le pinze questa cosa. Non è una critica a Mike, ma semplicemente è una critica al mondo della trap che gira intorno alla cultura pop. Diciamo che tante cose sembra di averle già sentite da altri. È Crash Bandicoot, Spacco le casse, no, è come Scheletri Medieval, è come... Non cliché, però punti fermi che però si può cambiare. Noi abbiamo conosciuto Mike con Siddhartha, con Fisher Price. Noi parliamo di... Vabbè, quando fai dissing sappiamo che lui esplode. Questo non era un dissing, era un reclamare il suo pezzo di territorio, pisciare sul suo... Sì, però è sempre la stessa cosa. E vabbè, quello che fanno tutti quando devono fare la canzone club. E va bene, pisci sui tuoi alberi, sì, va bene. Sì. Uno era molto sentito, Fisher Price. Poi era veramente fatto low budget, ci è piaciuto tanto. Ma era un dissing, cioè, fondamentalmente. Sì, però non era un dissing banale, stupido. No, era una cosa proprio che c'era dentro, ha cercato di esternarla. Cioè. Adesso, vabbè, lui ha trovato la formula che tra virgolette vende, va bene. Però ricordatevi, e ce l'ho con il pubblico di iSnob, imparate a chiedere da iSnob cose e non sempre la solita cosa, perché iSnob sa fare altro. E siccome lui sta accontentando il suo pubblico, come giusto che sia, se il panettiere vende più rosette farà più rosette, esatto, e meno baguette, certo. Ma siccome noi sappiamo che iSnob c'ha la baguette, allora chiedeteli la baguette, non chiedeteli sempre i panini al latte, sennò vi mangiate sempre panini al latte, no, e poi a me mi tocca dire che è uno stronzo che imita Fedez. No, che imita Fedez, però come copertina era molto Fedez. A me un po', ma c'ha capito, ma non tocca. Io mi aspetto, cazzo, veramente, minchia, che finalmente esca un pezzo come, ok, Young Siddhartha. Perché, mi sta anche Mike, anche se è giovane, comunque ce l'ha il retroback. Chiedete a Mike cose più non impegnate, sociale, salviamo l'Africa, che non gliene frega un cazzo. Ma no, nessuno. Ma non gliene frega un cazzo. Però qualcosa di più maturo, di più adulto. Lui la sa fare la musica, fateli fare la musica per divertirsi, ve ne ha fatte un po'. Chiedeteli anche altro, basta. Ma chiedeteli altro, ma non di illegale, che sì, sennò sì, quello sì, è un attimo. Sì. Ciao, vai! Dalla fa pisellone.